Alberto Curtoni e sono il compositore delle musiche di The Broken King. Il lavoro della composizione si è svolto in più fasi e la prima è avvenuta con la lettura dello studio della sceneggiatura, in cui ho abbozzato dei temi che poi si sono sviluppati man mano nel lavoro. Successivamente ho seguito il set e questo è stato molto importante per avere anche delle ispirazioni attraverso i luoghi. Dopodiché siamo passati alla, con la fine della scrittura della partitura, siamo passati alla incisione con l'orchestra. Ho lavorato a stretto contatto con Luis, con il nostro regista, e questo è stato molto importante anche per sviluppare una sinergia tra musica e immagini. All'interno del film sono presenti molte simbologie e molti significati che si possono cogliere subito oppure si possono ritrovare anche più avanti meditando su ogni aspetto. Ogni personaggio ha un tema musicale e attraverso le esperienze del protagonista questi temi iniziano a confondersi, a entrare uno nell'altro per poi avere il culmine in cui tutti convergono. Questa esperienza mi ha insegnato tante cose e soprattutto cercare di vedere, stare attenti a vedere ogni cosa che ci sta accanto ha un suo significato e forse spesso ce ne scordiamo anche. Ciao, sono Alessandro Potito e sono il fonico che ha seguito la presa diretta per il film The Broken Key di Luis. Gli aspetti che vorrei sottolineare sono essenzialmente due ed esulano un po' dalle normali procedure standard di realizzazione di qualsiasi progetto audiovisivo. Il primo è sicuramente legato al linguaggio scelto dal regista per raccontare la sua storia. Una scenografia così importante, particolare, ricercata e forte anche dal punto di vista narrativo, insieme ad una sceneggiatura che racchiude differenti aspetti di diverse culture, aveva la necessità di essere rappresentata nella maniera più dettagliata possibile, anche per poi lasciare più margine di movimento e più libertà durante la fase di post-produzione. Quindi il lavoro che è stato fatto è andato in quella direzione, cioè una contestualizzazione sonora delle ambientazioni e degli oggetti narrativi. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è legato alla presenza dei performer, e quando si hanno a disposizione attori che sono in grado di dare queste sfumature, queste caratterizzazioni così importanti, l'attenzione riposta alla registrazione di tutti questi dettagli diventa un aspetto molto rilevante. Questo non solo ai fini della registrazione sonora in sé per sé, ma per dare un senso di continuità e di realismo già durante la fase di shooting, cosa che sarebbe molto più difficile ricreare poi in uno step successivo. Sono molto contento di aver fatto parte di questo progetto e ringrazio tutti e grande Luis. Il film The Broken Key ha visto per la realizzazione della colonna sonora integrale la collaborazione di ex allievi, docenti della scuola APM, quindi possiamo dire, ed è proprio un reale vanto per noi, che l'intero processo di produzione, di post-produzione della colonna sonora è interamente made in APM. L'operazione è complessa perché confluiscono nel missaggio finale tutti gli elementi che caratterizzano il commento sonoro del film, suddivisi
nei dialoghi, ripresi in diretta sul set nella versione originale inglese e poi sostituiti dalle linee di doppiaggio in italiano. Il secondo ingrediente è costituito dalla traccia degli effetti, in cui ci sono tutti gli elementi sonori che raccontano l'ambiente, la location in cui si svolge l'azione. In ultimo, le musiche sono un commento quasi onnipresente in questo film, che è caratterizzato in particolare da questo elemento musicale, che ha visto una attenzione molto particolare e separata precedente al film mix vero e proprio. Riconosco a Luisi il merito non da poco di essere molto aperto all'esplorazione, alla sperimentazione, nell'ottica di trovare soluzioni magari fuori dagli schemi, ma pur del tutto nuove e interessanti. E questo è stato estremamente divertente. Completata la realizzazione della colonna sonora sul film nella durata originale, abbiamo a livello di haute couture definito e completato un vestito su misura. Dopodiché lo abbiamo fatto a pezzi, scucito, ritagliato e completamente ricucito addosso ad un'altra persona con altre misure. Questo è stato il risultato. Benvenuti! Ci troviamo all'interno della sala di ripresa della scuola di autoperfezionamento musicale. L'allestimento che vedete è tipicamente quello di un'orchestra ed è quello che serve appunto a realizzare le varie registrazioni che si susseguono all'interno della colonna sonora di Broken Key. L'esperienza consolidata nella ripresa di ensemble acustici realizzata all'interno di questo luogo, di cui ci sono note le caratteristiche acustiche e tecniche, ha semplificato notevolmente la realizzazione della colonna sonora, perché ci ha consentito di lavorare in un contesto che era a noi avvezzo e che, di cui conoscevamo già tutte le caratteristiche tecniche. Buongiorno a tutti, ci troviamo presso lo stabilimento Video Delta di Torino, che è uno stabilimento di doppiaggio e post-produzione televisiva di cui io sono il responsabile tecnico. In particolare stiamo effettuando le lavorazioni di editing digitale sulle musiche del film The Broken Key di Luis Nero. Le musiche sono state scritte da Lamberto Curtoni, il quale sta seguendo insieme a me il montaggio. Stiamo decidendo insieme come procedere per avere il risultato migliore. Anche se spesso si sente parlare dell'industria del cinema, il cinema, a mio avviso, resta un prodotto artigianale, fatto da persone che curano le singole fasi di ogni singola lavorazione. In questo caso è vero che ci occupiamo solo delle musiche, ma è richiesta, oltre alla competenza tecnica, la supervisione del musicista e, come è capitato realmente, anche la supervisione del regista. In questo modo, e solo in questo modo, secondo me, si può arrivare ad un ottimo risultato. Ciao, sono Alessandro Vendrame, rumorista e sound designer del film The Broken Key di Luis Nero. La difficoltà iniziale è stato di creare dei contenuti sonori legati a oggetti e o situazioni non presenti nell'immaginario collettivo sonoro comune. Per esempio un aerotaxi che atterra, l'ambiente di un aeroporto del futuro, l'ambiente di un ospedale del futuro. Tutti queste piccolezze che però in un contesto più ampio, come quello di un film, fanno la differenza.